Allora, questa volta faremo una grande sorpresona ai bimbi. Non sono mai stati a vedere una partita di calcio di Serie A, è un loro desiderio e allora stasera gli diremo che faranno da domani fino a domenica prossima un viaggio misterioso in una località che gli sveleremo solo all'arrivo. Per vedere cosa? Ebbene sì, Lecce Juventus. Purtroppo, ho due figli juventini, però bisogna accontentare anche loro. E allora abbiamo prenotato un bed and breakfast a Lecce e quattro biglietti distinti per la partita Lecce-Juventus che si disputerà sabato prossimo alle ore 18. Quindi staremo a Lecce, poi domenica mattina ripartiremo. Domani gli annunceremo questo viaggio, però non gli diremo dove andremo e che cosa andremo a fare. E verrete con noi, insomma, per scoprire quello che succederà. Oh, dai, fate le valigie che partiamo per un viaggio misterioso. Vuoi venire tu? Sì o no? Allora, raduna cuffiette, telefonino, quello che tu vuoi portare, pure tu, eh? Vuoi Vuoi venire? venire? Ma dove? Siamo per... Con lo scoprirai stasera. Dai, Lo dove? scoprirai solo partendo. Solo partendo perché ci sarà poi alla fine del viaggio una bella sorpresa, una No. bellissima sorpresa, No. una cosa nuova, nuova, nuova. Ci stai? No. Non vuoi venire? No. Ok. Quindi poi il suo rivendiamo. Certo, Faccio pure i soldi. 300 Domanda di riserva, vuoi venire? Non sto euro. scherzando. Non sto scherzando. Vi do un indizio, fuori dal È un Molise. viaggio, non è che oggi solo. È Fino a solo domenica per... È fuori mattina. dal Molise. Sono Ma quattro fino a giorni. domenica non ci andiamo a scuola. Quella è la cosa che ti piace di più. Domenica No, fino a domenica no. mattina rientriamo. Sì. Vuoi venire? Ultima Perché? possibilità. Ti perdi una bella cosa. Sì Vabbè, o no? no. Francesco, mi sa che il contrariato. Apriamo i Vedo poco biglietti perché non dell'aereo. posso sentire Io ho i pantaloni. i bimbi. Esatto, Vieni si sta qua, tieni malissimo, un si po', fai sta la ripresa malissimo. tu. Io devo vedere i nomi perché i biglietti dell'aereo sono... Vieni pure tu. Vieni, Vediamo un po'. vieni. Marco, un po' più di allegria, Questo è non di dobbiamo che ti mamma, porta nella questo è valigia. mio. Io dove sto? Non Vicino c'è alla... scritto il posto Io sto vicino dove alla andiamo. Tu finestra. che vuoi, finestrino o corridoio? Annar San Marco. Venite a vedere. È un viaggio di andata e ritorno, dovete vedere insieme, per le Bahamas. Girate. Leggete. Leggete. Lo Ma tu che come cacchio hai fatto a indovinare? Questo già aveva indovinato. Eh? Come hai fatto a indovinare? Quindi non vuoi venire tu? Me lo devo vendere? Come? Guarda che non devi venire, o devi fare un sacrificio, devi venire per forza, vedi? Com'è, Francesco? Anche perché se questo me li rivendo là davanti, li posso vendere a 400-500 euro l'una perché Francesco? per comprarli lo stadio è tutto esaurito. Non... I salti mortali per questi biglietti. Dai, dammelo, Quindi a Marco, Lecce. dammelo, li teniamo tutti Quindi a insieme. Lecce. Sì. Quindi tu che hai deciso? Vengo. Attendo però. Cioè la Massimo sorpresa è durata un dell'entusiasmo. minuto. Tieni. Un Spegni. minuto è durata la sorpresa, tempo di partiamo, un viaggio segreto, mica andiamo a vedere Juve Lecce? Ma come? Adesso? No, che non c'era nessuno a venire, E allora partiamo. Allora, la sorpresa è durata 20 secondi, possiamo partire, questa è la felicità. Quella non è la felicità. Troppo impegnato. Ciao, si parte. Ciao.
abbiamo il settore distinti, il settore leccesi, capito? Quindi non puoi fare il pazzo come l'altro giorno sul divano. Sarà una bella serata, vero? Viaggio? Molto trafficato, ha detto no, al parcheggio sotto casa, sì. Allora, dove ce ne andiamo come prima serata? Siamo in via di Valesio, qualcosa del genere, questa è una bici già con la gomma bucata, il quartiere non mi sembra molto top, è la zona vecchia di Lecce, vicino alle porte del centro storico, però l'abitazione è bella, su tre livelli addirittura, tre bagni, primo piano bellissimo, e poi vabbè ci sono letti e altri due bagni in ogni camera, poi domani ve la faccio vedere. Stasera dove mangiamo? A Lord Wild West. Che hai preso da mangiare? Quale hamburger? Geronimo. Vediamo, fammi vedere. Questo. Che sarebbe il? Il Caesar Burger. Non ti arriva un hamburger, questa non la cacciatura, guarda. Old Wild West sotto casa. Proprio dove siamo qua, proprio vicini al centro di Francesco. Siamo vicino a Porta Napoli, proprio all'ingresso c'è l'Old Wild West. Per chi vuole prendere appunti. Lecce, Porta Napoli, Old Wild West. Primo locale visitato, ma vediamo quando arriveranno i panini come sono. Sì, lo sanno già che siamo qui per Lecce Io perché ho scoperto il segreto dopo 37 secondi. Quindi Marco era indeciso se venire, vabbè. Ma lui è superiore a tutto. Di meno potete usarli come tovaglietti. Ah, ok. E tu non hai preso da bere? Sì, questa è la tua, Francesca? Sì. La San Benoit. San Benoit Blanche. Qui video satisfatto. Guardavo più grandi sti panini. Allora dimmi un po', dai, cosa ti sei mangiato? Allora mi sono mangiato il panino, la patatina e mi sono bevuto la Coca-Cola. No, zero. 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 Tu stai vivendo? Eh? Come te la vivi? Aspetta un attimo. Come te la vivi? Ehi. Come te la vivi? Sì. Che devi fare? Che devi fare? Allora, che ore sono le? Non ci vedo. Le 21 e 21. Schiaccia. 21 tu fai 19, io faccio 21 e 21. Perché? Boh, sto avanti, io sto avanti. Facciamo una camminata nel centro di Lecce? O volete andare a casa? No. Se ti offrissi un bel paninazzo qua. Ah.
bello, eh. Questa è Porta Napoli. Poteva mancare in clima prepartita. Francesco, che cosa siamo venuti a fare a Lecce? Qual è stata la tua sorpresa? A guardare Lecce Juve. Quando? Sabato 30 ottobre. Quindi, ma sei mai stato allo stadio? No, solo a quello di Teramo. Te l'aspettavi questa sorpresa? No. E allora tutti a vedere Lecce Juve, cioè io che vado a vedere i Gobbi, è una cosa straordinaria. Buongiorno Francesco, secondo giorno. Quante ore, quanti minuti e quanti secondi? Un po', dimmi un po'. Un giorno e un po'. Quanto manca? Domani a quest'ora mancheranno ancora un po' di ore. Aspetta, mancano. Aspetta. C'è anche Marco che non si chiama più Cannarsa, ma si chiama Marco Vivi. Marco vive sull'iPhone. È stato assunto da TikTok, guadagna 0 lire, 0 euro, e Francesco magna. Dovrebbero essere... Francesco esterna tutta la sua tensione per Lecce Juve col tipo cibo. 30 euro? No. La colazione 30 ti costa... ore. 30 ore per la vita o 30 ore per la partita? Per la partita. La partita, adesso facciamo colazione allora. Che abbiamo deciso? Tu hai deciso qualcosa? No. Cacchiamo tutti insieme. Quindi che abbiamo deciso? Usciamo in macchina. Andiamo in macchina, usciamo in macchina, sì. Andiamo. Quindi direzione Otranto. Poi si vedrà. Un bello spaghetto alle vongole. A Otranto siamo stati, grazie di Dio, c'avevamo un albergo in centro con la piscina, due passi e arrivavi in centro, altro che bello, ma soltanto che chissà quanto costa. Oggi ci facciamo uno spaghetto con le vongole. Sì. Sai quanti bei ristoranti ci sono a Otranto, tutte stradine piccole vicino al mare. Vediamo che succede. Te ne vai con sto trenino? Facciamo la corsa? Facciamo la corsa col trenino? Andiamo per arrivare a Otranto. 6 km a Otranto. Venite a vedere quanto è bello il mare di Otranto. No,
qua ci siamo fatti certi bagni, Francesca. Qua l'acqua, vabbè, mo è un po' mossa, ma se no è trasparente come quella della vasca. Vedi che c'è il signore che si fa il bagno? È uno. Ah, ci stanno di là, guarda. Guarda quanto puzza qua, però. Dobbiamo prendere il salino, vero? Boh, vediamo. Ma c'è vento, non so se conviene. Qua l'estate è pieno, non si può neanche camminare dalla gente che c'è. Proprio bello. Essere arrivati a Otranto ed aver visto questo bel panorama del golfo, c'è un po' di vento, però c'è gente in spiaggia, noi abbiamo i costumi, l'infradito, l'asciugamano, però non so se è il caso, poi magari andiamo a vedere di là dove arriva meglio il sole, però tappa obbligata qua prima. Tu cosa hai preso, Francesco? Non lo sai, eh? Io assaggio un piccolo pasticciotto, anche se ci sta l'impossibile tra dolce e salato, però insomma non possiamo mangiare da adesso, dobbiamo aspettare un po' perché è ancora molto presto. Che avete preso voi? Tu che hai preso? Io aperitivo. Tu l'aperitivo? Eh? No. E tu? Nulla. Dolce? Nulla. Sì, tutti Minion. Tutti Minion? Assaggiamo un po' di Minion, dai. Sennò poi a pranzo non mangiamo, qua un bel piatto, Marco, di pesce. Che abbiamo qua? Come si chiamano? Francesco Suca. Aspetta il salato, lui solo salato, c'ha una fame. Abbiamo preso dei piccoli pasticciotti, anche se erano invitanti quelli più grandi. Marco è pronto a lanciarsi, aspetta che devo fare altri video. Per Francesco giusto una piccola merendina aperitivo al costo di 75 euro. Il distributore, questo è chiuso. Siamo nel castello. We'll be right back.
prendi un po' di ombra. Ah, pure qua è bello. Pepata di cozze, come sono? Buone. Quanti anni fai? 45. 46, ce ne hai 45. Ieri ce ne aveva 45, oggi ce ne ho 46. Ah, ma ieri la qua. Arriva pure la maglione. Mi vergogno quasi, ma questo è il mio piccolo piattino. Mamma mia, l'astice. Ma cos'è l'astice? Vuoi assaggiare, Marco? Tipo la ragosta. Un piccolo tagliolino all'astice, fenomenale. E chi se l'aspettava un astice così? Ma guarda che non è grande, non ci sta niente dentro. Adesso pensare, sta un po' di qua. Questo non si mangia. Le chele, se la vuoi una chela? Te la lascio? Sì. Però questa è dura da aprire, poi te la apro io. Ma non ti preoccupare. Mi dispiace quasi mangiare quest'astice perché è troppo bello da vedere, quindi poi insomma farà una brutta fine a breve, però riguardiamolo, va. Pranzo, ci rimettiamo in moto e torniamo a Lecce, ci riposiamo e poi ci facciamo una bella serata. Stasera siamo rimasti a Lecce dopo la bella giornata di Otranto e proviamo una nuova pizzeria che mi è apparsa casualmente su Facebook, però mi ha fatto una buona impressione. Mastri Birrai, anzi Officine Birrai, come al solito sbaglio sempre i nomi. Che sarebbe questa? È tutto prenotato, eh? Ci sono tante pizze. Stasera è pizza. Ho già scelto? Allora, per Marco una pizza iPhone. Chissà se la trova. No? Arrabbiato perché non usa l'iPhone, solo per quello è il motivo, non ti pensavo. Questa è la prima pizza, una margherita classica. Questa è la mia pizza stout con le melanzane, i pomodorini e la provola. Pizza carrettera enorme, gigantola, gigantissima. Per chi sa la maglia, no? Questa è quella con la mortazza. Lì siamo a forte rischio macchia. Marco beve il vino. È diventato un ubriacone in questo viaggio.
Francesco vino bianco, da Marco la Guinness, con le Guinness, vero? L'indice di alto gradimento, com'era la tua? Una felicità, come quando ti ho detto andiamo a vedere le CIU. Non è l'ultima. Allora siamo andati benissimo, eh? Pizza buona, locale bello, personale pure bravo, cioè comunque tutto mi hanno guardato, mi hanno ripulito, ah forse si vede un po'. Macchia. Ah, macchia andiamo. Olio però, insomma, mi è esploso un pomodorino sulla pizza, però tutto sommato pare che anche Marco sta vivendo in questo momento. È stato sequestrato il cellulare, quindi sta vivendo. Ma non ce l'ha lui, la ah, ce l'ha lui, bravo. Che cosa? Ah, qui c'è la porta Rudiale. Mamma mi porta Rudiale. Me la puoi riprendere almeno. Passeggiava, girava, percorreva stancabilmente la città, quella. Allora Francia, manca solo questa notte e poi domani pomeriggio alle 18 vedrai la tua prima partita di Serie A della tua squadra gobba. Come sta andando? Bene. A chi hai pensato? A Pogba? A Vlahovic? Chi è il tuo idolo della Juve? Eh? Perin. Buonanotte Perin, manco gioca. Eccolo Perin, mi sembra lui, guardate. Si sta già allenando Perin. Eh? A cacare. Chi è il tuo idolo della Juve? Mio. No, il suo. Allegri. Ah, l'ha detto Allegri quello. Allegri, state allegri domani, state allegri. Ci vediamo domani. Ciao. A Via del Mare. Rientriamo nelle vecchie mura sempre di sera. Speriamo di non perderci come l'altra sera. Però strano perché qua nella zona vecchia non c'è tanta gente la sera, eppure è piena di locali. Però vabbè, qua ci sono locali ovunque, quindi c'è anche Marco che salta. No. Marco Carta. Giorno a Lecce, domani si riparte, pomeriggio la partita. Qua ci sono le strisce, dobbiamo andare, la fermata sarà qua, quelle tradizionali. Dai.
piazza Santo Ronzo. Oronzo. Ah, Oronzo. Allora dai, fate un pronostico a poche ore dalla partita. Per 60-0. Per il fan di Allegri quanto finisce? 3-1 per la Juve. 3-1 per la Juve. 60-0 per la Juve. Io invece voglio tirare i piedi, la partita finirà 1-1. Lecce 1, Juve 1. Dopo vedremo. Questa è una bella cosa da vedere. Ti ricordi l'altro? Sì, io qua ho fatto una cosa. Saltato da una colonna all'altra. Non si può scendere. No. Non si può. Sì, dall'altro lato. Ma quindi è venuto pure Francesco qua. Ha fatto parkour. Ma come hai fatto a fare parkour? Ma tu stai ubriachissimo. Qua manco si può entrare. Quale parkour? Parkour della goccia tu. Infatti ho saltato da che qualcosa? Cosa? Quello sarà il castello, vedi? Ah, può darsi, sì. Anche tu hai fatto parkour qua? Ah, guarda qua, che bello l'anfiteatro. Ma qua si potrebbe entrare. Non penso proprio. Si dovrebbe entrare. Da quelle porticine di legno entravano gli animali, no. E da quella più grande i gladiatori. E chi vinceva? Nessuno. I gladiatori o animali? Io. Bravi o cattivi? Io. Lecce o Juve? Juve. Juve Lecce? Juve. Grazie. Lecce. Crab sandwich. Ma adesso tu hai il coraggio di mangiarti tutta questa carne. Basta patate. Cos'è, barbecue? Ketchup? Barbecue. Com'è? Buono? Questo è di pollo. Wow, che spettacolo. Attenzione che scotta. Adesso. Com'è? La puccia, la piadina, buona. Qua, crab sandwich, questo formaggio sgommoso. Se mangia qua, se mangia solamente. Abbiamo mangiato e abbiamo camminato. Ah no, io pensavo che non c'era niente. Questa è una bomba, ma è diventato. Fammi vedere che hai sotto questa maglia. Alzala un po'. No, la zebra. Marco, mo per arrivare. Si va. Stiamo andando allo stadio Via del Mare per vedere le merdacce. Facci vedere la maglia. Tanto non c'è nessuno. Facci vedere la maglia. No, falla vedere, dai. No. Ah, c'ha paura la merdaccia. Lo chiamo un titi e ti faccio fare sullo stieto.
bene però. Paura? Anche gli autobus fermano a un chilometro dallo stadio. Micidiale francese. Marco ha detto che segna Allegri. Ma perché? Vabbè, anche perché magari sta proprio sul ciglio della strada, quindi. È quello dopo. Questa qua, il grigio, quello più chiaro è il nostro. Questo è lo stadio. Qua la puoi fare bene. Mettiti vicino a Francesco. Vedere i biglietti bene, tanto oramai siamo dentro, si possono vedere. La prima volta anche per me qua a vedere la partita a Lecce, e una prima anche per me. Sarebbe stato meglio se c'era l'Inter in campo, purtroppo c'è la Juve, tiferemo Lecce. Cioè, facciamo l'ultimo video per i nostri numerosi fans. La partita è finita. La tua prima partita, com'è andata? Bene. Che cosa hai pensato quando Fagioli ha fatto quel cacchio di gol? Cosa hai pensato? Hai esultato? Senti, invece, che cosa hai pensato quando il Lecce ha preso quel cacchio di palo?
Quando ha tirato, ho detto no, ma qua ci segnano. E poi invece sbang sul palo, E vabbè. Vi è andata bene, dai. Vi è andata bene. Ciao Ne. Si ritorna a Termoli domani. Domani tutti al Gino Cannarsa. Queste sono cose importanti. France, allora siamo in partenza. Che ne dici di questo viaggio? Sì, che vuol dire? Bello. Ti è piaciuto? Che cosa ti è piaciuto di più di questo viaggio? Tutto. A te, Marco? Marco? Ripeti la domanda. Marco vive sull'iPhone ancora per poco. Comunque avrà un brutto risveglio. Salutiamo anche questa bella casetta a due piani, le stanze senza che ve le facciamo vedere che stanno sopra. Però siamo stati bene, bella larga, vicino al centro, porta Napoli per chi vuole venire a Lecce, per chi vuole stare in centro storico ma non nel centro storico, porta Napoli va benissimo, si trovano anche parcheggi per le macchine e niente, il quartiere certo non è un quartiere VIP di lusso, è un quartiere storico alle porte del centro storico, quindi però le case sono grandi, ci sono tanti locali. Anche se uno non vuole entrare nelle vecchie mura. E niente, ciao a Termoli, ciao, al prossimo viaggio, ciao.